Percorso medio 128 chilometri 800 metri, si ripete lo strappo iniziale col di Paste, anche lì il solito discorso, Colle Gallo qui viene delineato ancora abbastanza bene chi può essere, Selvino, e dopo il Selvino andiamo a fare la Valtareggio. La Valtareggio sotto un profilo paesaggistico è bellissima perché è rimasta molto naturale, hanno costruito poco e quindi in bicicletta uno la vive in un certo modo e credo che questo sia importante. Il Selvino, che tra l'altro è la Valtareggio che misura il circuito 50 km da Sedrina dove abitavo io, che quando preparavo ero sotto i giri, a volte la facevo 3 volte in un giorno. E anche qui presenta anche un bel dislivello con dei tratti abbastanza impegnativi, vicino al 9-10%, quindi anche questa, uno che è un po' allenato, le consiglio di fare anche questa.